Che c'è Greta ad aspettare fuori. Ok. Io metto l'orecchio di qua. Allora. No, Attenzione. non c'è bisogno qui. Allora, L3. Allora, riconosci il suono. Il suono di quei passi. Sono due troll. Ma basta! Io guardo gli altri. Consolato. Che palle, cazzo. Aspettiamo Miriada, Ada che altri due succede. cosa? Troll. Ammazziamo. Recupera le noche Sì. lì. Ti hai segnato. Ammazziamoli. Sì, guarda, ho tanto spazio, vai. Turion che fa carica con me? Lo stavo scrivendo un attimo una cosa che non devi aprire subito. Non devi aprire la borsa, te. Lo devi aprire dopo, non aprire ora. Ho paura che ci sia qualcosa che non va fatta vedere in registrazione. Bravo. Perfetto. Oddio. Dai, che cazzo hai trovato? Che schifo. No, Schifoso. dopo voglio, dopo vedo. Allora, in ordine di iniziativa c'è prima Turion e poi Ada, quindi. Che facciamo? Li carichiamo tutti e due, uno tu e l'altro io? Sì, dai. Ok. Allora, abbiamo più due al tiro per colpire. Tu con che cosa vai? Col martello? Con l'ascia? Non lo so. Direi di più con l'ascia, tanto. Ok. Ada con i pugni di fuoco. Se volete li carico pure io, sto dietro di Ormai. voi, li carico. Tanto ormai facciamo il D4. carichiamo tutto, tutto, carichiamo tutti, tutti quanti. Ok. Dietro la Dada, dietro Perché la Dada. io sono compenetrato dentro, perché sono qui. Allora, aspetta che prima devo togliere i 17 danni di fuoco totali, 17. Allora, l'attacco d'opportunità non ve lo beccate perché state caricando. Sì, però abbiamo meno 2 la Quindi classe armatura adesso. È nel che prossimo cazzo? turno. Vabbè, te che cazzo ti cambia? C'è Vabbè, infatti. 26. Vabbè, però con l'ascia combatto a due mani, aspetta. Quindi aspetta, meno 2, poi mi tolgo anche il bonus della c'ha lo scudo, quindi. E va bene, ok. Ok. Ritorno a quanto? Aspetta, Meno male che 21. sono dietro di voi. Ok. Ma Turion, beccati qui. Mettiti qui per favore. Sì, Perché due così troll se che ti fanno c'han. tanto male ti curo. Minchia, wow. Altrimenti Vabbè, ti culo. intanto preparo la C'è scarica Lara, di. infatti. Non è che ho tipo cure ferite gravi. Sì, ma tranquillo che curo più io, non ti No, preoccupare. per poco no, non funziona più, fidati. No, 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 Ragazzi, io lascia stare che curo di preparo più. la scarica. È l'arma scarica che? Preparo la scarica. Quindi prendo il terzo punto di Barney, aumento pure temporaneamente la mia costituzione. Pure. Grazie al. Il Cineta, se Sì, ha almeno lo due conosco, lo punti. conosco. Era un pure, non era un davvero, era un pure, nel senso. Sto cazzo di Cineta. D'accordo, Ah, ma ok, lui tanto. comunque che lo Tanto conosco. tocca a Thorin. Cosa fa Thorin? Infatti, prima Thorin. Vediamo No, ho se. dimenticato di dargli. Infatti, stranamente, tipo, la mia c'è arrivata a 21. Infatti, ho detto scusa, perché? Non so perché non mi dà il più. Non mi fa mettere il più 2 a costituzione. Non trovo Non è possibile mettere non perché. trovo l'icona del nauseato, quindi metto questo qua che sembra una faccia abbastanza rincoglionita. Mica del nauseato esiste. Sì. Sì. Vabbè, scusa. Nauseato? Purtroppo. No, praticamente stanno da 2 giorni insonni a causa degli ingranaggi, mentre vedete con la faccia sono proprio rincoglioniti di sonno. Vabbè. A causa? A causa degli Vabbè, non tanto ingranaggi interno. stanno proprio rincoglioniti di sonno, stanno così. Ah, ok. Mi credevo fosse tipo quello della notte novembre. Praticamente le avete aperto la porta, siete entrati, vi date una cazzata, quelle ancora sembrano capire che caspita sta succedendo. Ma che figa. Anche lei però. Anche 3, 2, 4, 5. No, vabbè, non riesco a mettere il bonus. Niente, Aspetta, ma è il coso di. Sì, mi sono dimenticato di c'è. Il toglierli. coso di. No, mi sono capito io. Figurati, mi faccio vestire così.
Che bello avere due spelle livello 5. Se il Mastro non accetta di prendermi autorità e cominciare a fargli prendere i livelli di classe e portarcela dietro. Ho paura che state parlando di Siggia. Ho paura di chiedere di chi stiate parlando, ma vabbè. No, ma nessuno, non ti preoccupare. Ok, allora ci sono. Sono riuscito a mettermi un altro più 2, cioè a mettermi il più 2, però sono dovuto passare da un'altra cosa. Vediamo se così invece funziona. Uso benedizione e eutanasia. Cazzo di magia? È una Ok. Tu muori. Mi Ed è piace. una benedizione, minchia. La faccio della Allora, c'è la benedizione. scelta. Allora. È una benedizione. O muori subito o muori soffrendo. O muori, fine. Non mi. Cioè, guarda, lascia stare allora. Ho capito che non è cosa. Non mi farò mai benedire da te. Lui c'è la benedizione dell'artificio, e lui qualsiasi arma può fare. No, è mio. Ira del tipo togli il bonus o ira del creatore distruggo tutto. Ehi, quel tipo ha un'arma brutta. Quel tipo non ha più un'arma. In tutto questo, Thorin, ancora devo capire che cosa vuole fare. Scusate, sto litigando. Ok. Sono quasi. Adesso questo lo devo modificare. Ricordiamo di tagliare anche questa parte. Madonna. Se Vincenzo del futuro cancella, grazie. Ha dato la pacco sulla spalla. No. Tira, poi giungi dopo i bonus, dai. E quante parti devo eliminare? Sì. Vabbè. Damage modifier. Per sicurezza, mi raccomando, taglia qui, grazie. Per sicurezza, tanto poi me lo ricordo. Tutta da tagliare sta parte finché non inizia a parlare, quindi. Sì. Come ho fatto con l'episodio 12. All'episodio 12 poi ti sei mangiato una parte. Infatti, mi sa che qualcosa è andato storto in quel punto. Ok, colpisci. Dovrebbe essere 21 e 44. Sì, colpisci, tranquillo che colpisci. Questi sono gli altri qui. Ok, quanto fai? 43 danni, prende. Aspetta un attimo, allora, a chi hai colpito? Quello che ha colpito pure Adda. Ok, tipo no, tu no. Dicevamo l'eutanasia, madonna. Era Funzionato. quello a cui puntavo, ragazzi. La Maron. Ma cazzo, ma allora io perché sto attaccando lì? Devo attaccare qui. Vabbè, iniziativa, quindi. Oh. Tanto tocca a te adesso. A Vabbè, non c'è posto, pure Caleb con la preparata? Ne, ma Caleb è dopo di me. Sì, infatti. Ah, ok. Ci penso a questi qua che nel giro di 6 secondi sono ritrovati dal non riuscire a dormire per sempre. Ma si è Non riesce a una dormire veramente fulmina bene. fulgente che tira Vabbè, pugni in Master, faccia 17 un danni con nano. questo. Ok. Più io di resistenza 10 al freddo per una. Complimenti. Complimenti, vabbè. Ho fatto 43 danni tirando 3-1. Madonna. Praticamente con l'ascia gli ha praticamente quasi mozzato una mano. Con la lancia ha mozzato completamente. Quindi adesso tocca a Caleb. Se tu una tastiera Quindi tu esplode. liderà proprio questo. Vabbè, ciao.
Buonasera a tutti. Ho detto che questi qua nel giro di 6 secondi si sono trovati da così a così. Cioè, vabbè. Perché non potevano dormire, che stanno dormendo molto profondamente. Sì, uno 3 metri sottoterra e l'altro... L'altro pure. L'altro, vabbè, l'altro è sopra, sì. Ok. L'altro è la testa a tutti. Okay. Sì, intanto... Si mette anche Ada con... Si toglie la cinta, Asha, mostra la testa, ritorna cinta e se la rimette. Ah, pensavo che faceva tipo tacco e schiacciava la testa. No, no. Non si sporca le scarpe così. Ah, beh, sì, hai ragione. Con questo... Niente, guardiamo cosa c'è di qui. Dove? Qui? Dove ho pingato? Qua in giro. Qua in giro, qua nella stanza. E praticamente la stanza è vuota, in cui ci sono soltanto gli indumenti dei troll e basta. Ma questa non è una cassa? Sì, non ci sono indumenti loro. Ma che schifo, bleh, puttana. Raccogli. E niente, allora boh, mi metto. No, aspetta, 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 aspetta. Uno in uno c'è un disegno. C'è uno sketchbook. Uno sketchbook. Sì, praticamente lo sfogli e vedi. Hai presente i disegni che stavo facendo io, Lily, Ada, Caleb? Più o meno gli stessi, soltanto con un solo personaggio. Con la regina delle streghe. Una regina delle... Con la regina delle streghe e il Vanno in persona. Letteralmente è praticamente Playboy, però con la regina delle streghe che fa da pin-up in questa situazione. Mi stai dicendo che questi troll si pappavano sulla regina delle streghe? Sì. Ecco cosa serviva la mano magica. Ma ecco la mano magica. Ti tiro su saggezza 20. Te lo giuro. Io adesso lo invio nel gruppo, perché anche Rick deve vedere questa poesia. Cioè, c'è proprio scritto: tra le robe puzzolenti dei troll, in una delle due casse c'è questa rivista fatta da un artista che si è anche firmato della regina delle streghe che fa Playboy. E il nano con 20 di saggezza capisce. Ah, però vale 1000 gold. I can't read. Aspetta, ma conosco il chi è stato a disegnarlo? Sì, lo conosci, perché è un tipo che fa scandali praticamente in tutto il mondo. Sai che questo è uno che disegna prettamente soltanto queste cose. Sai che disegna calendari e tutto il resto. Cioè, roba di Caleb. Allora, come vedi, se messo nelle mani giuste può essere sia di grande valore che potenzialmente una bomba a mano. Ma almeno l'ha disegnata figa. Sì. Direi proprio di sì. Se di valore. No, però guarda, positivo, il disegno vale anche 1000 monete. No. Lo terrei. Però che gran figa, eh. Dove, scusatemi. Guarda che figa la regina che dobbiamo uccidere, ma dobbiamo ucciderla per forza. E vediate che... Vediate in tutto questo che comincia a stizzirsi. Vabbè. Vabbè. Però mia madre è più figa, vero? Ti giuro, io volevo tantissimo. È più figa sua madre. È elfa. Al boost. Capito. Stavi per dire alla quarta, vada. I troll prima di morire hanno perso la notte novembre. Volevo fare il confronto tra la strega disegnata e la madre di Lallis. In misure, se vuoi sapere tra le misure. Chi è più figa, semplicemente? Allora... Le misure contano fino a un certo punto, dai. È tutto l'insieme che è importante. Aspetta, vedo se riesco a trovarti. Vado un attimo su Google e cerco l'immagine di Elvanna, così proprio, per far capire la situazione. La cosa più importante è che i troll prima di morire hanno perso la notte novembre. Abbiamo capito come passavano il tempo insonne, praticamente. Con gli sketchbook. Ora capisco perché ero nauseati a pure di spippar. Maronna. Esattamente. Ok, ho trovato un'immagine con le buzze. Ok. Così che ci fu il marchio Playboy.
Ah, wow. È più gnocchi a mia madre. Play Witch. Play Witch. Minchia, The Witcher 3 insegna, raga. Ma non ha tette. È vero, un po' più. È di petto delle strade di Roma. Allora, gnocca, gnocca. Però tua madre è più gnocca. Mia madre è più gnocca, te l'ho detto. Però così. Perché l'hanno cacciata dalla... Cosa? Era troppo gnocca rispetto alle altre, capito? Interaggi in corruzione in due dell'Italia. Pure, tutti i lineamenti così... duri, no? Questo colore è così blu. Dildo! Perché sta cosa? Perché no? Mi sono appena accorto, Allora, considerate che attualmente sono 90 anni che questa qua sta regnando, 90 anni? C'ha 90 anni. Ed è così. Che fa la magia. Aspetta, ma mia madre è a 200 e passa, eppure è ancora meglio. L'età non conta in questo caso. Elfabara. Vabbè, infatti, cioè, Elfabara, questa è umana, cioè. Ma le trasfusioni di sangue di bambini per campare. No, ragazzi, basta. Semplice reincarnazione. Hanno anche forse reincarnation, cioè se ne fottono il cazzo. Sono come i druidi, te ne fotti il cazzo, non muori di vecchiaia. Hai okay. Questi incantesimi di vecchiaia, non muori. Io da grande voglio diventare un cactus. Comunque, sì, cosa fate? Quello è magico che ve la tenete. Quello tipo vale 1000 monete d'oro, ma la lasciamo così. Sì, mo vedi stasera, Rule 34, Elvanna. Per la scienza. Orecchio. Per la scienza. Grugniti di troll che mangiano. In tutto questo, Ada, dove stavamo passando, sta smontando tubi, Spacca tubi, brava. Mi volto verso gli altri. Oddio. Una volta stanno mangiando. No, fun fact. Non esiste, ma c'è quella con Freya. Ah! Non esiste? Okay. Non esiste quella con Elvana, ma esiste quella con Freya. Piccola fun fact. Ok, gira lo stesso. Ma non meno qua. Ma no, che scherzavo, esiste. Oh, esiste. Oh. Grande. Sta arrivando, fermate il mondo per com'è, ci sono spoiler qua, fermi, Draghi, aiuto! Allora, girala a me il link, me li guardo io e vi giro io a cosa c'è spoiler o meno. Maledetto master che può avere tutto. Niente ragazzi, io mi sposto e dico ad Ada, e che dobbiamo fare? Abbiamo fatto fino adesso? Che domanda? Vabbè. Certo, siamo qua per quello. Oddio, se faccio... Se apro la porta e poi faccio la scarica di pugni, posso, no? Non lo so, dipende se... Dipende se la porta vuole essere un grobiera. Master, tu con Ada devi prendere un cazzo di talento che praticamente quando puoi sfondare le porte di violenza, in pratica tutti quelli dentro rimangono atterriti. No? Cacchio, sì! Atterriti! È bellissimo. Tu fai l'entrata in scena, presente, tipo... E tutta la gente, oh mio Dio, cosa succede? Ah, praticamente è una prova di... sapi che stavo per cliccarci, poi mi sono ricordato che c'avevo che c'è Chrome sulla pagina che sto streamando. Io ho detto, vediamo di cliccare adesso. Ah, quante parti posso divertirmi a editare. Negozio di orologi, cerca commessa sveglia. Ok, allora dicevo la cosa è così, che non so se quella va su forza, perché se va su forza è inutile con Ada. Ma cosa? Quel talento là, cioè se mi fa sfondare le porte con forza. Praticamente è una prova di forza. Se fosse prova di manovra di combattimento l'avrei fatto. Non lo so, non mi ricordo. Guardarci il talento, te lo faccio sapere. Ok, poi trovo il talento, magari poi vedo e valuto. Perché tanto in caso, se poi comprende prova di demoralizzare, lo posso fare comunque. Non si sa mai. Vabbè, apro la porta con azione gratuita. La scarica è un attacco completo, giusto? La raffica di colpi, sì. Quindi... entro e faccio l'azione di demoralizzare. Sti cazzi. Mi sono rotto i coglioni. Vediamo,
Basta, prende fuoco e fa una prova. La prova di intimidire. Cos'è di Salve. Dazzling Display? Beh, quello che sento un rumore stranissimo. Ehm, 18, considerando che vado a fuoco, quindi loro sono deboli, bla bla bla. Smettono di mangiare, rimangono un attimo così perché vedono la parente completamente di fuoco. E dice, e se ne vanno, li spezza le ossa uno a uno. Che belle E cose. vedete i troll che se ne vanno e si ricominciano a dare, se la danno a gambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ok, era giusto. E questo pure. Ah, da pure qua smonta il tubo. Vedete che si spegne di nuovo. Mi sono rotto il cazzo dei troll. E i troll se ne vanno. È a posto comunque. Che rimozione forzata spacchi il tutto. Sì. Si passa al secondo piano. Andiamo, spacchiamo su tutto. Che bello essere siciliano e la parola spacchiamo significa altro. Ah. E vabbè, ma perché tu sei siciliano, allora Sì. svelta. E lo so bene. Ok. Allora. Nell'unica po immagino che attraversiate l'unica porta disponibile. No, io voglio sfondare il muro qua. Allora. È di legno. No, Considera che qua cominciate a vedere un pochino di tubi che vi stanno. Ma ricominciano a passarvi praticamente da sopra, ma vedete che non vanno più su, praticamente vanno dritti. Allora, dicevo, qual è l'ordine in cui entrate da qui? ma dov'è che siamo? Aspetta. Poco più su, vai. Ok, io no per primo, ricordatevelo. Ci vado io, capito. Ok, quindi Ada, Turion, poi. Poi io. Ok, mettete. Comunque devo stare dietro i picchioni io. Ok, aspetta, così c'è lo spazio per tutti. Tori e Caleb. Ok, allora. Praticamente di fronte a voi vedete un lungo corridoio pieno di barili, scatole, tutte ammassate in fondo. Ok, tutte ammassate in fondo. Vedete alcune delle casse aperte che c'è praticamente del pesce, patate, insomma, tutta roba stoccata che serve. Roba mangeresca. Sì, serve per campare. Vedete il simbolo del santuario che era il giardino segreto, così si chiamava il santuario, non mi stavo mai ricordando. Vedete che c'era lo stesso simbolo, quindi probabilmente hanno fatto qualche razzia al tempio e se lo sono portati qua. Allora, cos'è che poi comunque vedo anche un altro piano sopra. Allora, tiratemi di percezione. Tutti. Wow. Non voglio percepire. Percezione, vai. Incredibile. Oh, hai fatto meglio di Percezione. altri. Inhuman reaction. Scusa, ma guarda che tu c'hai un bonus in saggezza adesso, Sai un? eh? C'hai un bonus in saggezza, quindi in teoria adesso ha più senso cliccare con la perception. Ma non ho proprio il dato percezione io. Allora, un attimo. Ah, Non lo sai tu. Non lo vedi, infatti non ce l'ha bevuto. ma adesso ce l'hai. Ce l'hai un bonus in saggezza. Vedi la tua scheda. Ma 11, oh. 17, 28. Questa la devi mandare a Turion. Allora. Cosa sta succedendo? Non lo devi spiegare. Che quello dice Turion, dico, oh, è un nano, c'entra qualcosa. Archetipi. A dire il vero no, ma vabbè. Vabbè, io così. Ok, allora. Anche se sono giovane. Ognuno di noi vede
Semplicemente quelle scatole tutte ammassate, però sia Thorin che Caleb notano qualcosa di strano. Cosa? Vedete una bambola. Ok? Una? Vedete una bambola, ma è strana, ok? Cioè, praticamente è come se fosse un ammasso di ingranaggi, ossa di uccello, pezzi di cane, cioè pezzi spelo di cane, Ah, ecco. tutto ammassato con sulla te e come testa c'ha quella di una bambola di porcellana. La indico, faccio notare agli altri, faccio e quella che diavolo è? Master? È magica? Sì. Magica. Cos'è quello schifo? Ok, cosa devo tirare per capire che cazzo è? Per Arcana che devi, per l'Undead che devi tirare. Undead? Religioni. Religioni, credo. Credo. Religioni, religioni per Undead. 34. Allora, guardi più o meno dove ti sta indicando, dove ti indica Caleb. E da quello che vedi, ti sembra che sia una specie di non morto molto particolare, che di solito i bambini maledetti si trasformano in queste creature. Si chiamano sussurratori delle soffitte. Sono dei piccoli spettri che cercano, diciamo, di sopravvivere. Cercano di riprendersi una vita. Ah, non sono propriamente malvagi, quindi. No, Sono neutri, mi sa. è strano per un non Sono non morto. morti, È non morto comunque, quindi. Sono gli Aspetta, dipende. Esistono gli spiriti? Sì, ma questo è proprio uno zo è proprio. Vedi tu quando entra una testa, sì. Allora, è malvagio comunque. È malvagio, Teoria. quindi. Sì. Dovrebbe. Ok, allora. Io praticamente dico agli altri, cioè, dico, ok, ragazzi, quello probabilmente è lo spirito di cui parlavano i bambini. Potrei fare una cosa Ah. bruttissima, sa per la lore. Però, ragazzi, c'è da dire una cosa, di solito i bambini maledetti si trasformano in quella cosa, quindi potrebbe essere che sia uno dei bambini torturati qui dentro. Non è più un bambino adesso, però. Lo so, però voglio che la sua anima venga, che gli si dia pace. Quindi vedi che in questa Sì. situazione Ada veramente sta ferma, paralizzata un attimo. Vediate che non sa cosa fare. Beh, io intanto mi rivolgo alla bambola. Lo sappiamo che non sei una semplice bambola. Un peccato che non scende immagine qui. No? La bambola No. vaffanculo! Sì, sarebbe stato bello, secondo Diciamo che questo incantesimo lo evito proprio per sanità mia mentale. Che c'è scritto che ci sarebbe un incantesimo santificare cadavere. Sì, beh, Beh, puoi farlo. però non è un cadavere, mi sa che non lo so cosa che effetto No, perché ho letto però quella sopra che ha. dice ristorare cadavere. Letteralmente con la carne che ho io come cibo glielo posso dare a lui per farlo diventare uno zombie. Più di prima. No, Oh. infatti, Evocazione. Ah, invocazione è bene questa qui, buono. sì, ovvio. Ok, questo Allora, incantesimo. considerate che comunque è praticamente. Vedete che prendete un corpo quasi consumato che è rattoppato da pezzi di pelo di cane, ingranaggi, qualsiasi cosa pur di rattopparla, eh. Qualsiasi cosa pur di rattopparsi. Allora, quindi tu dici quindi che sai che non è una normale bambola. E lei praticamente ti dice che lei è morta da tantissimo tempo, da ancora prima che arrivasse. Che arrivasse la nonna, la chiamo così, che la chiama la nonna, è l'unica persona che le vuole bene e che farà di tutto per proteggerla. Ma la nonna chi sarebbe? Tanti bambini e la vecchia strega.
situazione del cazzo. Mi faccio schifo, ragazzi. Cioè. Certo che questa, dopo che abbiamo purificato lì la. Il tempio di Desna. Sì. Sto cercando, se c'è qualche incantesimo che purifica, ti giuro. Sto cercando tantissimo. Per i non morti. Animale no, no, questo qui non entra. Oddio, ma tu non hai. Ma non c'è. Sto controllando perché dovrei avere qualcosa. Qui ci stava uno scacciare. Che almeno così lo. A parte il fatto che gli puoi fare. Tu incanali positivo, vero? Sì. Vabbè, ovvio, direi. Sì. Calmare spirito, no. Non è lo spirito. Ci veniva comodo con gli spiriti, ma questo non è lo spirito. Infatti. Consacrare, no, non credo. Dio. Anche perché comunque. Ma. Cioè, ragazzi, soldoni. Questo vuole sopravvivere, gliene frega un cazzo. Cioè. Poi. Che brutta situazione. Che Situazione di merda. Ma porca miseria. Ma proprio di merda. È tosta. Non ci lascia abbassare. Che frusta fantasma, ma perché? Ah, aspetta, mi sono dimenticato di rendere la vela visibile. Mea culpa. E qui. Madonna. Non c'ho un cazzo qui. Servono. Mi sa che ci sono cose di livello veramente alto per fare quello che vuoi fare. Dicevo fino a livello 3 io la scala comunque. E considerate che comunque qua stiamo parlando già del livello 7, eh? Quindi qua le cose iniziano a farsi veramente dura. Non credo sia agonizzare mai nella vita. Cazzo, deve essere a livello 9 per avere l'ultimo. Allora, che cosa, cosa volete fare quindi? Allora, è comunque una creatura malvagia e deve essere distrutta. Allora, Master, io dal tiro di regione che ho fatto prima so che se distrugge un non morto teoricamente l'anima viene liberata? Sì. Effettivamente io avrei fervore, tutto sopra la teva. Eh sì, fervore, per e lo usi per incanalare i danni. Sì. Allora, io volgo verso gli altri, ragazzi. Se sono vogliamo liberare l'anima di questa povera creatura, c'è solo una soluzione. Chiare cose. Io la guardo e gli dico, ascolta, so che tu vuoi sopravvivere, non so se è la magia che ti ha creato o veramente quello che vuoi, ma ciò che sei non è naturale, quindi la tua anima deve tornare a Farasma. E direi iniziativa. L'unica. Ok, allora un attimo che rimuovo tutto. Ok, clear. Ok, allora ad è qui. Ok, allora tiratemi iniziativa. Ma quello del mio personaggio è più. Beh, effettivamente sì, è religioso. Io sono di merda. Ma perché? Non ho iniziativa. Complimenti. Non ce l'hai? No. Yes. Wow. Ah, ok. Io pure non l'ho iniziato. Ma neanche io. Io letteralmente c'ho 20. Oh, ma oggi mi sta andando bene, dai. La prossima volta clicca prima sulla pedina tua, così te lo aggiungi direttamente, senza che faccio io. Sì, okay. Intanto me lo scordo anch'io, ma scusaci, ma siamo delle teste perse. Pensavo delle teste di cazzo. Quello lì, ovvio. È scontato, dai. Quella è abbastanza scontato, ma Sara, dai, su. Non siamo pure esseri umani, noi. No, no, bestie. Quella che abbiamo davanti è una bestia. Non proprio.
qualcosa che non dovrebbe esistere, eppure lo esiste. O la Meloni. Touché. Touché. Okay. Allora, quindi chi è che inizia? Io, mi sa dire. Sì, inizi tu. Ok, cosa fai? Fervore. È a contatto, mi sembra, giusto? No, è ad aria. Ad aria? Ok. Sì, ok. E lo usi per incanalare. L'aria quant'è? Non mi ricordo. 18 metri. 18 metri, quindi 30 piedi, sì, ce la fa. Sì, madonna. Ok. Sì, 18 metri sono 60 piedi. Sì, scusami, ho sbagliato io. Altri non morti nell'aria, becca anche loro. Dici, scusa, ma cosa sono tutti sti cadaveri per terra, sapessi? Sapessi. Sono morti tutti. Sono 2 di 6, quindi a posto. Madonna. Sì, io sto guardando. Ah, sì. Ok. Però devi calcolare se sono, se è calibrata bene questa mappa. No, vabbè, al di là di quello ce l'ho sistemato. Comunque, cioè, se tu sei vado da qua a qua, più o meno 5 piedi sono. I cubetti, cioè. Sì, infatti sono spiegato prima con quello, ho visto. Mi sta contando i cubetti che noi vediamo l'ombra. Non vedo il tiro tuo, sappino. Come non vedi il tiro? Te lo giuro. Non ho tirato. Ah, ok, ok. Pensavo avessi già tirato. Non è che devo tirare 2 di 6, non è che devo tirare altro. Vabbè, sì, non è che sia tanto. E oltretutto deve fare lei il tiro salvezza sulla tua CD per dimezzare i danni. Non è forte. La CD di Turion quant'è? Ma sono 2 di 6, Fervore al 20 diventa di 7 di 6. Mica, vabbè, al 20 proprio letteralmente, mica, in nome di Dio muori. Dicevo, quant'è muori. Intanto la CD così tiro? Canale del tuo livello meno 3? Di un chierico come... del tuo livello meno 3, per caso? Sai che non lo so. Perché se il tuo livello meno 3 allora sì, è 2 di 6, confermo. La CD ora devo vedere quanto è. Cos'è, cari? 10 più carisma più metà del... No, saggezza. Ah, ecco. C'è già qualcosa. Come saggezza? Sì. Come si chiama? Il cosa si basa su saggezza ora? Il saggezza del guerriero è su saggezza. Non è il chierico. L'incanalare? Sì. No, è su carisma. Io controllo perché sempre su saggezza. Io sempre saggezza a lei. No, aspetta un attimo. Oh. Effettivamente anche io. Ho il carisma e sono La quantità di danni inflitto pare ammontare di fervore. Più il modificatore di saggezza. La CD utilizzata è la metà del saggezza. Più il modificatore di saggezza. Sì. Ok, quindi 10 più metà del tuo livello. Sono 13 più il modificatore di saggezza. Quanto hai? 5. Ok. Quindi 13. Ah, perché è diverso 18. Dal... Sì, è un bacchettino diverso. Su volontà. È bello questo. Li passa. Non è l'incanalare classico. Li passa. Quindi danno dimezzato. Ok. 4 danni positivi. Wow. Tipo, era meglio se caricavi. Oh, mio, veramente, però... Non lo sapevo io com'era il tuo incanalare. Ci aspettavo almeno un 4 di 6 visto il tuo livello. Siamo al livello 7. Sì, è 4 di 6 per un chierico del tuo livello. Ma non sono praticamente so. Ada stringe i pugni, chiude gli occhi e comincia a caricare. Qua sta la scheda. Effettivamente. Più 10. Ok, 9 già so. Ok. Allora. Ok. Tocca alla bambina che prova a colpire Ada. Sono 16. Se c'è un'abilità tra parentesi, soltanto se va a segno il colpo, giusto? Sì. Ok. Niente. Non è specificato diversamente. No, no.
Ok, c'è scritto qui a hit. Ok, a posto. Mentre vedete che la bambola cerca di toccare Ada, ma Ada si scansa subito, quindi evita di farsi toccare. Mentre Ada sta terrorizzata. Cioè, Ada non tocca i bambini. Lo so, però non è più un bambino. Vedendo questa cosa qua, glielo dico. Ada non è più un bambino. E se vuoi che la sua anima trovi pace, dobbiamo distruggerla. Considera che Ada sta cercando di. Perché non è la prima volta che combattono una creatura del genere. Non è poco facile. E che rimane comunque una cosa difficile. No, lo so, Tocca a lo so. Thorim. Siamo tutti un po' scossi. Tocca a Thorim. Thorim. Eccomi. Così che si rovina l'atmosfera. Eh? Thorim, tocca a te. Sì. Vabbè, io penso. Da qui che faccio un passo per mazzolare, per lanciare la cosa, la scheda. Sì, vabbè, non so se Turion mi dà problemi o meno, le casse qui, i barili. Master? Non Dove non ci sono io. li considerare i barili. Metto Ok. meglio Ada qui in mezzo. E allora, vabbè, faccio il passo e vado di Earth Blast semplice, Empowered. Quindi non prendo altri punti di Barn. E Ok. più 3, c'ho più 6, più 16. Oddio, più 5. Donna. Praticamente tu a botte di pietre la butti giù. Nel momento in cui lo colpisce con la pietra, vedete, Lanlis vede proprio una piccola fiammella sparire. Lanlis vede proprio durante la rottura durante il colpo finale, vede proprio una fiammella svanire dal corpo del corpo dello zombie che si chiama Eviglia. Vede proprio una fiammella svanire. E Ada si inginocchia per cercare qualcosa. Trova due chiavi. Però mentre prende queste chiavi, comunque vedete che una lacrima le cade dall'occhio. Io faccio una preghiera verso l'anima del bambino o bambina, quello che Bambina. era. Io sto col capochino dopo aver lanciato l'ultima ondata. E sto tipo giù così. Andava. L'unica cosa che aggiunge è stava piangendo. Stava piangendo da anni. Dove volete andare? Considerate, i tubi vanno verso. Guardate, se guardate in alto, i tubi vanno verso questa direzione. Ok, boh, intanto io sentirei qui che come il se sento qualcosa dall'altra parte. Allora, quello che senti è il rumore di tubi molto più forti. Senti il rumore di fuoco schioccare e il rumore di una caldaia. Abbiamo trovato la famosa caldaia. Beh, guardo gli altri ragazzi, di qua c'è la caldaia, però non so cos'altro potrebbe esserci. Tu non senti nessun altro rumore. Sì, non sento nessun altro, però non ci sono altri.
Fino adesso comunque nelle stanze abbiamo trovato anche altro di solito. Sì, sì, no, sto dicendo comunque tu non riesci a sentire altro. Vogliamo